De Caro, tra poco arriviamo anche alla trattativa molto accesa tra governo e comuni sul fronte dei finanziamenti, però da uomo del sud che governa una città molto importante del Mezzogiorno, lei ritiene che sarebbe giusto diversificare le riaperture oppure è giusto che tutta l'Italia riparta insieme anche a costo di convincere i suoi cittadini di restare fermi altre 1 o 2 settimane per essere solidali con quelli del nord? Io concordo con quello che ha detto il direttore nel suo intervento, nel senso che la questione è una questione di carattere sanitario e deve restare nell'ambito della sanità. Sono gli esperti che devono decidere che cosa dobbiamo fare, e poi non so perché il confine regionale, non magari il confine di una zona che può essere provinciale, comunale, perché le regioni, il virus non è che conosce i confini di carattere amministrativo. Restiamo nell'ambito sanitario, perché se la situazione diventa una situazione dove interviene la politica, interviene l'ideologia, rischiamo di portare il tutto all'interno di una questione che può sfociare in una sorta di razzismo legato alle vacanze, ecco, un razzismo da vacanza, e questo non va bene. Dobbiamo affidarci a quello che ci dicono gli esperti dal punto di vista sanitario, rispettare le indicazioni. Un paese che cosa fa? Studia, approfondisce e individua delle regole, e le regole le dobbiamo rispettare. Chiaro. Abbiamo dimostrato un'unità straordinaria in questo paese, non c'era il nord, il sud, le regioni, i comuni durante la prima fase, che è stata la fase più complicata, quella dell'emergenza sanitaria. C'erano pazienti che si spostavano da una regione all'altra, medici che si spostavano da una regione all'altra. Adesso dobbiamo dimostrare nella fase della ripartenza la stessa unità che abbiamo dimostrato. Una domanda secca però, sindaco, se siamo molto meglio di come ci raccontiamo. Nella giornata di giovedì arrivasse un pullman da Bergamo a Bari per godersi le meraviglie della sua città e della sua costa, lei personalmente, e immagino i suoi concittadini, sarebbero preoccupati? Se le autorità sanitarie nazionali diranno che questa cosa si può fare, saremo tranquilli sulla base delle indicazioni che arriveranno dall'autorità sanitaria nazionale, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo sempre rispettato le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, su basi scientifiche. Se invece diventa un dibattito politico, ideologico, è chiaro che i cittadini poi non ci seguono più. Se noi ai cittadini spieghiamo, a tutti i cittadini, che ci sono delle questioni sanitarie, i cittadini rispettano le indicazioni che arrivano, così come siamo stati tutti in casa quando ci è stato detto di stare in casa. Andrea Del Mastro, dunque, lockdown.